Proseguono in città gli appuntamenti della Piazza delle Idee, un'iniziativa del gruppo consiliare di Forza Italia del Comune di Sassari per incontrare i cittadini sassaresi e raccogliere importanti segnalazioni, idee e denunce riguardanti disservizi. È proprio durante l'incontro organizzato in Piazza Rossini nel quartiere di Latte Dolce che genitori e bambini residenti nella zona hanno chiesto la sistemazione della piazza, ormai invasa dalle sterpaglie, panchine rotte e arrugginite, marciapiedi disestati, sporcizie e erbacce tagliate e abbandonate in loco, anziché essere raccolte e portate via. La piazza è insomma veramente impraticabile. Nel corso del sovraluogo i residenti hanno soprattutto chiesto che si intervenga al più presto per mettere in sicurezza una cabina elettrica accessibile a tutti senza alcun sistema di chiusura per impedire l'accesso ai non addetti. La denuncia è rivolta a chi dovrebbe vigilare sulla struttura dell'Enel per garantire la sicurezza dei più piccoli, soprattutto esposti a un serio pericolo. Secondo quanto riferito da Manuela Livesi, consigliere comunale di Forza Italia, ciò che preoccupa è l'incuria della giunta comunale nei confronti di un quartiere che appare ormai abbandonato.